Avviato, siamo live. Allora, intanto, buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo e secondo appuntamento, con l'avvocato De Gaetano, che saluto subito. Dico giustamente secondo appuntamento perché abbiamo già fatto un interessantissimo e già anche per quello ringrazio molto l'avvocato, appuntamento. Sui beni culturali e definire più un oggetto e vedere un attimino anche in base alla legislazione in vigore quando un oggetto, diciamo che riguarda un po' tutti noi collezionisti, che noi collezioniamo, si definisce bene culturale, quindi quando stare attenti, quando non diciamo capire che cosa sia davanti. Oggi affronteremo lo stesso argomento, però visto dal punto di vista degli archivi e quindi dei documenti cartacei, perché la cosa è nettamente differente, perché esistono, diciamo, degli enti, degli istituti adatti e diciamo, proprio atti alla conservazione e alla tutela di questi documenti cartacei, che sono appunto gli archivi. Gli archivi normalmente, adesso si dice solitamente rispetto a quello che riguarda i musei, gli archivi sono degli istituti messi lì per un potenziale utilizzo futuro di questi documenti. Come arrivano questi documenti all'interno degli archivi? Adesso per farla molto molto semplice, per riuscire ad arrivare alla tematica di questa sera. Tutti gli enti, diciamo, pubblici, solitamente hanno all'interno un complesso di documenti prodotti o acquisiti nel tempo che fanno parte del loro archivio, ma sia pubblici, dicevo prima, che anche enti privati o semplicemente le famiglie hanno gli archivi, le persone fisiche hanno gli archivi. Chiaramente quando questi diventano di notevole interesse, soprattutto quando sono di, diciamo, pubblico dominio, va a finire che ci sono due strade. La prima è la conservazione, che se non sbaglio mi correggerà l'avvocato per diciamo gli atti quelli che riguardano i militari, ad esempio la leva, vanno versati ogni 50 anni, mentre quelli civili come gli atti di nascita, ad esempio, ogni 80. Però sono un po', diciamo, a digiuno della materia, ma più o meno dovrebbe essere così. Quando non avviene la conservazione, che cosa succede? Si ha quel cosiddetto scarto, che è proprio qui che sta il problema, in questo scarto. Quindi parto subito da una domanda all'avvocato. Come dovrebbe funzionare questo scarto solitamente? Allora, buonasera a tutti, innanzitutto. Allora, in realtà lo scarto doveva funzionare perché le leggi risalgono subito dopo la Prima Guerra Mondiale come principio, che le amministrazioni pubbliche erano obbligate per legge a rilasciare quelli che loro intendevano scarti, compresi, dice la legge, il contenuto dei cestini, quindi alla Croce Rossa. Croce Rossa è intesa come ente ovviamente morale e quindi con la possibilità di cedere, di ricevere questo materiale e poi all'epoca probabilmente l'idea era di farne carta da macero e quindi di ricavare la carta perché il ragionamento sull'archivio o sulla collezione come lo facciamo noi probabilmente in quel periodo almeno era molto meno pratico per cui la Croce Rossa ritirava grandi quantità di carte di tutti i generi. E ritengo con buona possibilità le macerava e vendeva a peso, oppure le vendeva le cartiere a peso. Perché sono convinto che il collezionismo, quello intendiamo noi, cioè la busta col francobollo piuttosto che la lettera, la cartolina in franchigia, all'epoca non avesse diciamo, il rilievo che ha assunto dopo nei nostri periodi. Quindi oggettivamente noi ci siamo, all'epoca era questa l'idea. E questo tipo di normative esiste ed è riportato anno per anno, almeno fino alla metà degli anni 30 o inizio anni 40. Ma in realtà questa cosa è proseguita fino
non voglio dire fino a oggi, ma quantomeno fino a ieri, nel senso che gli enti pubblici, al momento che per qualche motivo svuotano, si liberano di materiali, io l'ho affrontato nel caso di manuali militari da caserma, quei famosi manuali che vengono dati, vengono stampati quando viene inserito un nuovo materiale d'armamento o comunque di equipaggiamento, ne vengono stampate un certo numero di copie, qualche centinaia, e normalmente queste se lo rimangono in caserma, nelle varie caserme dove questo armamento è stato distribuito, e rimangono lì, non la legge mai nessuno. Se arriva il giorno che la caserma va chiusa, chi si incarica della vendita del materiale trova scaffali di manuali. Allora, se l'ufficiale in comando è persona di cuore, anche oggi chiama la Croce Rossa raccoglie e vende. Perché una volta li potevano anche bruciare, adesso è impossibile pensare a bruciare qualunque cosa per via del discorso di inquinamento, quindi se invece l'ufficiale direi fortunatamente, se invece l'ufficiale non ha questo tipo di sensibilità e vende gli arredi a delle ditte civili, le ditte civili si portano via anche i manuali, punto. Giusto per farvi un esempio, so se qualcuno di voi è pratico di Bologna, a Bologna esisteva lo Staveco, lo stabilimento veicoli corazzati, che è un'enorme struttura nella quale adesso addirittura ci vorrebbero fare la cittadella della giustizia, quindi immaginatevi la grandezza, nella quale esisteva una stamperia, perché è dalla fine dell'Ottocento che venivano stampati i manuali per tutto. Per cui di questa roba qui, quando lo Staveco è stato chiuso, ce n'era vagoni, che sono stati anche proposti in giro, devo dire, a collezionisti, perché di questo materiale non sapeva cosa farsene. Questo era comunque prima delle ultime normative, era una cosa che risale alla fine, un po' prima della fine del secolo scorso. Per cui questa roba rimane, sia dal punto di vista del manuale, sia dal punto di vista della lettera, della cartolina, l'interesse nostro è degli ultimi 30 anni, forse. Prima questo interesse non era così forte come vediamo adesso. Quindi questo è di fatto. No, certo, quindi da quello che diciamo ho capito, a me, io sono molto contento di averla come ospite su questo argomento, perché è un altro grande problema di detenzione per noi collezionisti, perché anche qui si rischia di andare incontro a delle spese legali notevoli, perché cosa? Per una manciata di cartoline. Ecco, quindi condividerei molto semplicemente, per entrare un po' nel merito della questione, un qualche immagine che io ho semplicemente scaricato da internet, e intanto un po' per vedere. Ecco, ad esempio, visto che parliamo di partiamo da una cosa molto semplice che non contiene documentazione. Ecco qua, non so se si vede, spero che si veda. Si vede. Ok. Al questa signor è... sindaco di un paese, che questo non lo leggo, ma è sì, d'accordo. Perfetto, tanto il paese effettivamente non... Ecco, in presenza di un oggetto del genere, vabbè, dal punto di vista filatelico non me ne intendo, non so il valore, ma al di là del valore filatelico, un oggetto del genere è detenibile? Allora, il principio sulle basi di quale l'oggetto non è detenibile o è detenibile è questo sì, secondo me. Perché il ragionamento è: la normativa ora tutela gli archivi intesi come loro insieme, ovvero un concentrato organico di documenti. Per cui se il comune di questo monte non so cosa avesse avuto un suo archivio e questo archivio fosse conservato dal 1900 in avanti, sarebbe un insieme di documenti che effettivamente porterebbe a far sì che una lettera di questo genere, se però è già lì, ovviamente certo, non potrebbe essere conservata, perché io posso averla in quanto mio nonno era il sindaco di questo comune. Cioè, il problema di questo materiale è che non c'è un divieto assoluto di detenzione, come per i materiali archeologici, per cui se tu hai in casa un vaso greco, o mi dimostri che ce l'hai da prima del 29, o altrimenti non ci sono rimedi, ok? Perché dal 29 è entrata in vigore una legge che lo attribuisce de plano allo Stato. Quindi tutto quello che hai
è dello Stato, punto. Sì, sì. Questa no. Se mio nonno era il sindaco di questo comune, o il mio bisnonno era il sindaco di questo comune, e questo era il biglietto d'auguri, posso averlo a casa io. Non c'è scritto da nessuna parte. Quindi sta a chi te lo dovesse confiscare o sequestrare, dimostrare che quello viene dall'archivio del comune e che è stato dall'archivio del comune sottratto con l'inganno, perché questo è il discorso. Sì, sì. Cioè, il bene non è tutelato così, come appunto il vaso greco. Il bene è tutelato solo ed esclusivamente se tu hai fa già parte di un archivio e viene in qualche maniera sottratto da questo archivio. Certo. Perché sennò, se non sbaglio, poi tra l'altro tra i documenti che ho visto si cercava di fare chiarezza tra semplice buste e buste con documentazione, proprio per a scopi collezionistici, che cioè la busta aveva un tipo di, diciamo, valore dal punto di vista storico, mentre chiaramente il documento, e parliamo di, vediamo un attimino se riesco a condividerlo, e questo, ecco qua, l'altro aperto. Questa è una cartolina militare normale, indirizzata a un sindaco, mentre diciamo che qua possiamo avere sempre un documento inviato, quindi magari con l'interesse filatelico, ma abbiamo tutto il documento insieme, quindi magari qua allora, c'è proprio... Il problema di fondo, allora, il fatto che... ecco, qui nasce probabilmente quello che è il primo grosso equivoco. Guarda, sono comparso, può darsi che arrivi anche da voi. Allora, il fatto che, che sia indirizzata al sindaco di per sé non è che voglia dire molto. Il problema è nato da una sentenza del Tribunale di Torino che qualche anno fa, sulla base di un sequestro che poi hanno che poi purtroppo, ripeto, le sovrintendenze, avendo a che fare con persone che non hanno cultura specifica, anche se sono sovrintendenti e quindi in teoria dovrebbero averla, hanno portato il mondo. Una sentenza del Tribunale di Torino ha dichiarato, un giudice di Torino ha dichiarato che determinati documenti che erano oggetto di un sequestro penale erano di proprietà statale solo per il fatto che avevano l'indirizzo al sindaco del comune di. In realtà Certo. questo non è vero, perché se uno va a leggerla davvero con la sentenza del Tribunale di Torino di cui stiamo parlando, il problema era non solo che erano indirizzate al sindaco del comune di, ma che esisteva una denuncia di furto di quel materiale. Me la spiega un po' questa cosa, perché lei mi ha inviato mi Allora, ha inviato il testo, però è tutta la sentenza e anche la quant'altro. sentenza del Però è Tribunale. andata avanti negli anni con La famosa diversi. sentenza del Tribunale di Torino, di cui però non so dirvi come sia finita, nel senso che io conosco il primo grado, ma non avendo seguito il processo non ho idea della situazione successiva, diceva che determinate persone che erano in realtà dei numismatici, era un negozio di numismatica probabilmente, quello che ho perso di vedere, erano stati indagati, hanno subito un sequestro ed erano finiti in giudizio per una lunga serie di materiali che erano le varie lettere, ma era tutta roba del massimo gli anni 60 del 1800 o ancora più indietro, quindi era roba Sì. che non è il nostro mondo fondamentalmente, perché No, da quello che vedo è quella principalmente roba ancora lì. ottocentesco, Quella seicentesca. roba lì, se uno va a leggere la sentenza buona, perché si è fatti da Bolaffi, cioè il sequestro è partito per... Ecco, se uno va a leggere la sentenza davvero, si rende conto che esisteva una denuncia della sovrintendenza alle attività culturali, sovrintendenza culturale, su quel tipo di materiale. Su quel tipo di materiale era stato sottratto a un ente pubblico e a quel punto era evidente che la sentenza non poteva dire altro, anche se la persona che l'aveva in quel momento era in perfetta buona fede. Non poteva dire altro che l'atto va restituito, okay? E quindi niente da fare. Ma questo è un problema relativo al fatto che su quei documenti, ma proprio quei documenti, c'era un reato. Un altro caso di cui io sento parlare riguarda delle lettere
che erano state scritte da Gabriele D'Annunzio. Ora, il fatto che Gabriele D'Annunzio, che io abbia una lettera di Gabriele D'Annunzio di per sé non è un reato, perché Gabriele D'Annunzio scriveva a tutti. Se io personalmente avevo un lontano prozio che era un professore di italiano che a fine dell'Ottocento aveva rapporti con Verga, e lui e Verga si scambiavano corrispondenza, non per questo è un reato. Il problema è che su quella lettera lì c'era il timbro di un archivio di Stato, e allora evidentemente anche lì c'era difficile, è difficile sostenere che io le posso detenere, perché da quell'archivio sono uscite. Quindi il primo problema da affrontare è, quando si ha a che fare questa roba, intanto se c'ha timbri di archivi, evidentemente. Sì, sì, con numeri di protocollo e quant'altro, quello chiaro che è già... Con numero di protocollo, sì, tenete presente, se qualcuno ha fatto il carabiniere, io l'ho fatto a suo tempo ed ero addetto a un ufficio di registrazione atti, c'è un tipo di registrazione che l'arma dei carabinieri usa, credo da quando è nata, che si basa su una serie di numeri e lettere, che vogliono dire che l'atto è arrivato a me, carabiniere, e io l'ho in qualche modo preso in carico, usiamo questo termine. Certo. Quindi quel tipo di cosa lì, evidentemente, un domani che ci si trovi a discutere con un procuratore della Repubblica, si fa abbastanza fatica a sostenere che lo posso detenere. Invece materiale che ho a casa, perché appunto mio nonno scriveva, era amico di Pascoli, e quindi si scambiavano le lettere, oppure mio padre era l'aiutante di campo di Cadorna, e quindi si scambiavano dei messaggi, quella roba che io posso legalmente avere e detenere, ed è qualcun altro che dovrà provarmi che l'ho sottratta, semmai. Certo. Il problema è che quello, le prove vanno sempre fornite. E tenete anche presente un'altra cosa: non il fatto che sia in archivio o archivistico rende la cosa, cioè, pubblica. Bisogna che il materiale, non quello sottratto, di quello sottratto è inutile parlare, quello sottratto è un reato, punto. Altre cose non si possono dire. Ma il fatto che sia una lettera indirizzata al sindaco, bisogna che sia anche importante, perché la legge è chiara sul punto. La legge parla di interesse storico. Cioè, io vi dico, ho avuto un caso, ho tuttora un caso su una persona di Bologna a cui sono stati sequestrati 20 documenti che vendeva su eBay, quindi parliamo di roba che, il cui interesse è pari a sotto zero, neanche zero, a sotto zero, che però la sovrintendenza archivistica di non mi ricordo che regione, perché una parte veniva da una determinata regione, li ritiene documenti di particolare interesse storico. Non è vero, ma ci vorrà un processo per dimostrarlo, perché non è vero. Però intanto il sequestro è stato fatto su questa base, ma lì c'è poco da fare, lì non c'è modo da evitare. Quindi diciamo quale non, credo che non ci possa essere un reale consiglio. No, il consiglio è verificare intanto cosa comprate. Il testo dell'armistizio della Prima Guerra Mondiale non può essere in giro. C'è l'originale, se sono copie sì, ma c'è l'originale, non può essere in giro, quindi non compratelo, perché quello è sicuramente un problema. Okay? Certo, però una firma di Cadorna. No, firme, ecco, altro discorso, sempre a questo cliente, fra le varie cose che sono state sequestrate due decreti a firma del governatore della Somalia relativi al trasferimento da un reparto all'altro di due ufficiali. Chiunque, no, non stiamo parlando di barba elettrica, che magari uno potrebbe anche, di due ufficiali qualunque. Sì. Ora, la risposta fornita a questa persona dai carabinieri, fortunatamente non del patrimonio storico, ma carabinieri ordinari, è stata che un privato non può detenere la firma di un governatore. Ora, la domanda è perché? In realtà questi sono documenti che sono evidentemente... non in copia unica, perché se io faccio trasferire un ufficiale da un battaglione a un altro, di questi documenti ne faccio almeno tre copie, una per il reparto da cui parte, una per il reparto dove arriva e una la darai a lui, si deve spostare in qualche maniera, perché se no non funziona. Ecco, quindi dipende cosa si compra. No, io non acquisterei archivi interi, ovvero a meno che non sia roba di provenienza privata. Cioè l'archivio della corrispondenza scambiata di una famiglia, se io compro la roba della medaglia d'oro Millo a casa Millo, se c'è l'archivio di Millo, signori,
è ovvio che è privato. Poi lo Stato me lo potrà eventualmente notificare, ritenere importante, quindi sottopormi a determinati vincoli di cessione, tutto quello che volete. Però l'archivio è personale e come tale segue la famiglia. Quello lo vedete dove lo comprate, fondamentalmente. Ma Certo. evitare in assoluto il rischio di comprare una cosa è impossibile. Bisogna stare attenti, verificare cosa si compra, verificare, ripeto, anche di che cosa prendete, perché ci sono documenti che non vogliono dire assolutamente niente. E al mio cliente è stato sequestrato una notizia dei reali carabinieri di un paesino sempre dell'Umbria, non mi ricordo, che comunicavano alla tenenza competente che il parroco ha venduto il campo della chiesa. Ora, è vero che qualcuno ha scritto che qualcuno di funzionario pubblico ha dichiarato che è un documento importante. Però me lo deve spiegare qual è l'importanza di questo documento. Quindi Certo. non Ma potrete mai evitare eventualmente di finire magari in qualche guaio, ma bisogna solo cercare possibilmente di evitarli prima, cioè evitare quelle che sono le situazioni a rischio. Quindi non comprate roba che vi viene proposta sotto banco da chissà chi. Molto importante, perché non abbiamo idea di dove viene. È difficile che sia in assolutamente. circolazione privata. Insomma. Beh, però lei prima mi ha detto che in alcuni casi, o fino a un certo periodo, che non ricordo esattamente quale, Allora, la Croce la Rossa, legge. Certo, fino alla fine metà degli anni 30. fino a Le metà dico, degli la anni 30, la legge. Croce Rossa ha ricevuto tutto Sì. questo Ma lo scarto. riceve tuttora. In realtà la normativa che ci interessa è una legge che è entrata in vigore nel 2014, quindi quella della conservazione degli archivi. Quindi se l'atto è del 1942, è evidente che può essere in giro. Ripeto, sta a loro provare la provenienza Ok. illecita dell'oggetto, non sta a noi. Ok. Però voi mi chiedete giustamente, ma io vorrei evitarlo l'avvocato, le spese, il processo, il sequestro, i carabinieri a casa, tutta questa roba qui. Quello è un altro discorso e per quello vi dico statevene attenti perché un po' di accortezza ci vuole. Ma se succede, se adesso vengono a casa mia e trovano delle cartoline militari o della roba particolare, sta a loro provare che è di provenienza illecita, cioè da dove io l'ho fregata, perché se no me la dovete restituire. Eh sì, Perché fino al assolutamente. 2014 non esiste una norma di tutela, ripeto, non è come il bene archeologico, che la legge è del Sì. 29, e quindi o tu lo dimostri, ma lo devi dimostrare per iscritto o con Quindi, qualche non essendoci una traccia dei materiali versati alla Croce Rossa, può esatto, e essere non in si sa giro dove sta. qualsiasi Io vi cosa dico, se in non questo c'è una processo denuncia. ho depositato lettere dove amministrazioni comunali consegnavano 4 quintali di carta del 22 20, alla Croce Rossa, 4 quintali di Molto. carta. Cosa? Non lo sapremo mai. Poi Qualsiasi, qualsiasi, certo. ce lo siamo già detti l'altra volta, non possiamo evitare scusatemi la franchezza, la stupidità di chi ci troviamo di fronte. A volte troviamo persone ragionevoli, a volte troviamo persone che purtroppo ragionevoli non sono. E Certo. quindi se capita quello, noi dobbiamo affrontarli, non abbiamo altra via, purtroppo. Certamente. Quindi noi dobbiamo pensare che se succede, io spero che non vi succeda mai, ma se succede come stesso questo mio povero cliente che nulla aveva di male ha fatto perché ha comprato della roba, fatto, ripeto, dozzinale come importanza, c'è solamente non so, il timbro sulla carta intestata di un reggimento di fanteria, ecco. Però dall'altro lato troviamo una persona che non ragiona con la sua testa e fa lo stesso discorso che facevamo l'altra volta per i volantini e ci Sì. può costringere a fare un processo. Ma io vi ripeto quello che ho già detto l'altra volta, questa gente andrebbe punita. Ovvero, una volta che mi avete assolto, io vi faccio causa, ma non allo Stato in generale, a te che mi hai fatto questo documento. E tu ti dovrai difendere perché se non sei capace di fare il tuo mestiere, non lo devi fare. Sì. Ma a un Questo è certo il. punto da qualche parte avevo letto addirittura, io a me piacciono le franchigie, quindi tante volte leggo su cose riguardanti le franchigie, che le franchigie con dei timbri, tipici timbri comunali oppure reggimentali,
erano anche quelli considerati, perché timbrati, beni demaniali o comunque di No, allora, cose. ripeto, noi troviamo, ci troviamo a che fare con un cretino, non c'è niente da fare. Non è così. Le franchigie di per sé non hanno rilevanza. La corrispondenza privata inviata fra persone o anche da persone, anche al sindaco, io posso essere il miglior amico del sindaco. Sono al fronte, gli mando due righe, caro Giovanni, sindaco del comune, sto bene, tutto bene, Sì, saluta la mamma. Voglio dire, sarà certo. una corrispondenza privata. Anche se è indirizzata al sindaco, sta a loro provare che la corrispondenza è stata sottratta dall'archivio comunale, oppure è un atto di particolare interesse, quindi io chiedo che venga assoggettato alle tutele necessarie per questa roba qui. Ma se no, no, bisogna difendersi se quando arriva. Capito. Assolutamente. Ok, quindi stare Purtroppo attenti, ma no, comunque in ogni caso da qualsiasi cosa. stare molto attenti a quello che si compra. Ripeto, Certo. il documento molto importante è, cioè, può esserci in giro, perché può essere che siano state fatte due copie. Una volta si usava la velina, può darsi che ne esistano più copie, però oggettivamente è più rischioso della cartolina in franchigia. La cartolina in franchigia non interessa a nessuno, ci sono pacchi volendo. L'armistizio della prima guerra mondiale potrebbe essere un problema di via, una lettera di d'annunzio, basta sempre a loro dimostrare. Ricordiamoci che noi non dobbiamo dimostrare niente, noi dobbiamo dimostrare l'acquisto regolare, non il furto. Ecco. Detto questo, sta a loro dimostrare da dove veniva e perché è stata sottratta. Ci riescono se c'è una denuncia di furto, come nel caso di Torino, o se c'è il timbro di un archivio, come nel caso della lettera di d'annunzio, se no non ci riusciranno mai e Ma nessun il giudice caso di potrà. Torino, per caso, ha portato poi, diciamo, proprio perché magari non si vedeva subito che c'era la denuncia di furto, ma si vedeva semplicemente che era materiale. Adesso leggo qui in base alla sentenza, lettera indirizzata ai consoli, lettera indirizzata al governatore, poi. Se vedi proprio la sentenza, vedrai Sì. che a un certo punto c'è scritto tutti i documenti inalienabili di cui caratteristiche evidenziavano l'illecita provenienza. Questa è una Esatto, sono partiti da supposizione, questa loro lo definizione, suppongono, non dal loro lo fatto che siano suppongono, stati rubati. loro lo suppongono. Poi vai a leggere la fine, tutto il processo, perché devi vedere tutto Sì. vedi, la detta dell'archivio storico del comune di Cingoli, che non so dove sia, Sì. ha dichiarato che le lettere provengono dall'archivio della Pretura di Cingoli, in quanto indirizzate al governatore, dovevano essere conservate nell'apposito archivio, che non ci sono. Le hanno tolte. Ha denunciato il furto delle lettere in oggetto solo in data 14 giugno 2016, dopo che ha visto che mancavano. Questo è un rischio che può capitare, nel senso che gli archivi, la gente si può accorgere del furto quando rivede l'oggetto da un'altra parte. Cioè, fino al momento in cui, se io vado in un archivio e porto via due lettere, non se ne accorgerà mai nessuno, a meno che non siano importantissime, fino al momento in cui qualcuno mi viene a cercare e dice: queste due lettere per caso vengono da voi? Allora vado a vedere, non ci sono più e faccio la denuncia. Quindi le denunce possono essere anche successive, volendo. È Sì, un sì, sì. campo un po' più minato del materiale, dell'altra volta era più semplice col Sì. materiale dei volantini famosi. Però Questo ricordatevi che credo che comunque ci vuole vada sempre. visto un po' caso per caso. Sì, esatto, ricordiamoci, ci vuole sempre o la provenienza o comunque un interesse storico notevole, Certo, perché ripeto, la vendita del certo. campo della Chiesa non riveste, e lo dimostreremo purtroppo nel processo, non c'è altro modo, perché non abbiamo un interlocutore. La procura fa un sequestro e tu aspetti di andare a processo e di poter dire la tua. Lo faremo, ci sarà un perito che verrà nominato al momento in modo tale che possa sostenere le nostre ragioni, ma fino a quel momento non hai modo di controbattere, perché anche se chiedi Certo. il dissequestro, la risposta è no, perché dobbiamo indagare, e allora a quel punto non devi aspettare, c'è poco da fare. Sì. Purtroppo, ripeto, la prudenza non è mai troppa in questi casi. Verificare cosa compri, se riporta marchi o simboli particolari di archivio. E per il resto nulla. Non il fatto che è militare, non il fatto che, perché quello non vuol dire niente. No, certo. Perché l'altra volta Mi è qualcuno chiedeva, capitato non di so. vedere da antiquario o quant'altro anche elenchi di matrimonio, di battesimo provenienti da archivi ecclesiastici o elenchi di leva. Chiaramente quelli lì per
credo che sia, ci ce l'abbia scritto in fronte il materiale del Sì, ce genere, l'hanno perché scritto, sì, ce l'hanno scritto, sì. Cioè, è chiaro, l'archivio ecclesiastico normalmente dovrebbe essere conservato, poi magari non lo è ma succede che stato. si vedano in giro nei Se l'è venduto mercatini. il prete, non lo sapremo mai, però quello è già più problematico, evidentemente. Non il fatto che la roba sia militare di per sé, quello non vuol dire assolutamente niente, perché comunicazioni possono essere state fatte in più copie, posso averla E avuta per quanto perché. riguarda congedi o attestati al valore o No, quelli medaglie, sono meriti, personali. quant'altro? Il problema, no, quelli sono di persona, cioè, ce li hai perché tu o tuo nonno avete avuto la medaglia d'oro o d'argento, è tua, punto. L'importante è lì scatta un altro discorso. Prima di acquistare roba di quel genere sarebbe opportuno farsi rilasciare una dichiarazione di vendita, perché se poi il parente del defunto dice mi hanno fregato la medaglia d'oro, oppure te l'hanno fregata e noi non lo sappiamo, e un domani qualcuno ci fa la storia, dopo è un problema perché sono nominativi. Cioè una medaglia al valore da labaro, che non è o di quelle, è riconoscibile da un'altra. Per cui, volendo, ce ne sono, ce ne Johnson ne ha fatti milioni. La medaglia rilasciata a mio padre ce n'è una, e ce l'ho io. Quindi se io denuncio il furto della medaglia rilasciata a mio padre e ce l'hai a casa tu, è dura. Finita, nel senso che. Credo che ne abbiamo parlato anche un po' l'altra volta. Nessuno Esatto. rilascia questo tipo di fogli Lo so, e quello è il alle problema. 6 di Quello mattina sulle bancarelle. fa parte del rischio. Quello fa Chiaro. parte del rischio del nostro mestiere. C'è chi va a cercare col metal detector e ogni tanto incappa in una mina, e c'è chi. Quello fa parte del nostro rischio. Però oggettivamente, io da avvocato ti devo dire, dovresti farti lasciare una. Io non lo faccio, cioè, ben chiaro. Cioè, perché tanto lo so anch'io che non me le danno. Quindi alla fine anch'io non lo faccio, però. Allora, io Ragionando tante volte insisto e me lo faccio fare perché da so che. avvocato, un domani dimostro quantomeno la mia buona fede, perché se no la buona fede non la dimostri, perché non dimostri l'acquisto, non dimostri il prezzo, quindi bene che ti vada, ti becchi la ricettazione o l'incauto acquisto, se va bene. Quindi tu dovresti, però ripeto, so che di fronte alla bella medaglia d'oro di Libia, io probabilmente per primo sarei quello che dice: sì, dammela qua che poi ne parliamo. Ma quello fa parte del nostro rischio, Non si ragazzi. sta lì a chiedere il foglio prima che cambi idea. Se no, appunto, se me lo fa, io glielo posso anche chiedere, non me lo fai, e vabbè. Poi me lo scrivo, l'ho comprata da, però vale niente, l'ho scritto io. Però Beh, da sì, quel fa punto di parte vista, gli acquisti su eBay valgono gli screenshot? Cioè, io faccio lo screenshot all'annuncio, può valere? sì, l'ho comprato su eBay. Normalmente riesci anche a risalire la transazione se avessi qualche problema. Perché se tu hai un Ma problema su vendere anche eBay dopo 6 mesi, un dovrebbe anno? essere in grado di fornirti la documentazione. Ah, Però sarebbe buona norma effettivamente farsi uno screenshot e tenerselo lì, perché quello Io quando dimostra la compro qualcosa di conformità. nominativo su eBay faccio lo screenshot e lo tengo lì in un Perfetto. È cassetto. come comprare da una casa d'aste. Sì, la casa d'aste ti rilascia documentazione, quindi da un certo punto di vista sei a posto, o almeno eviti una parte dei problemi, perché poi se l'oggetto è rubato, l'oggetto lo perdi. Non è che perché tu l'hai comprato in buona fede e te lo rimane, lo perdi e buonanotte. Però eviti almeno di essere coinvolto personalmente nella parte delittuosa della faccenda, ecco. Sarebbe bene farlo. Poi non li facciamo nessuno, d'accordo? No, Questo quel problema. purtroppo è Adesso così. vediamo se arriva qualche domanda. È una serata un po' particolare, diciamo che pochi collezionano materiale cartaceo, vedo sempre tante volte meno interesse rispetto con un bel elmetto, una bella medaglia, andare come vi ho detto prima col metal detector. Quando si parla di materiale cartaceo, comunque c'è sempre meno persone, ma io personalmente lo trovo molto affascinante No, perché sono delle bellissime testimonianze. è bellissimo soprattutto perché è la storia viva. Cioè, un bel elmetto è bello, ma di per sé è un oggetto pari ad altri 500, e invece il diario, la lettera è unica. Racconta una storia, la racconta parzialmente, la racconta bene, la racconta male, però racconta una storia. Io ti dico, io ho Assolutamente. acquistato anni fa parte di una piccolissima parte del carteggio appunto di Barba Elettrica di Annibale Bergonzoli, dove ci sono alcune
una di queste scatolone riguardava la campagna d'Africa del 40, la sua prima, e c'è della roba interessantissima da leggere. Quella era in casa della famiglia, se la sono divisi i parenti, se la sono venduta, lì io sono a posto, io mi sono fatto rilasciare un regolare dichiarazione e siamo a posto. Però secondo me è molto più bella, avessi trovato, sì, trovi un cappello da generale molto bello, ma come ce ne sono 50.000, sono tutti uguali, sì. Da un certo punto di vista. Invece la carta parla, carta, le foto, perché anche le foto hanno lo stesso, non hanno il problema dei, a meno che non siano archivi fotografici già esistenti, a quel punto hanno lo stesso problema del resto del materiale. Le certo. Foto, ovviamente anche sulle foto, cioè, molta gente si preoccupa di diritti d'autore su foto che hanno più di 100 anni. Infatti, era la domanda che le stava arrivando, non so se si poteva fare come domanda, non esiste. L'argomento non esiste di diritto d'autore. Allora, non esiste diritto d'autore, perché è passato una montagna di tempo. Cioè, non posso dire la foto okay. È mia, l'ha fatta mio nonno, quindi è mia. No. Vero. Esiste un diritto di proprietà. Ovvero, la foto è dell'archivio Luce, perché ce l'hanno loro, e quindi è loro a quel punto, e quindi tu per pubblicarla devi chiedere a loro o la copia autorizzata, se no l'originale ce l'hanno loro. O altrimenti esiste un diritto di proprietà. Io vado a un mercatino, compro una bella foto cartonata di un alpino della Prima Guerra Mondiale, quella foto è mia. Se tu la vuoi pubblicare su un libro, devo autorizzarti io, ma non perché sono l'autore della foto, perché sono il padrone dell'unica copia. In teoria esistente, in realtà, se tu ne hai un altro uguale te la pubblichi, io non è che posso dirti niente, perché a quel punto siamo padroni in due della stessa cosa. Sì, sì. Ok, quindi se io ho il negativo sono padrone, no, perché in realtà dipende da quanti positivi erano in giro. Se io ho il positivo e ce ne hai uno anche tu, siamo tutti e due padroni, non possiamo fare niente. Se è dall'archivio Alinari, dall'archivio Luce, quelle restano di proprietà, ma non per un diritto d'autore, per un semplice diritto di proprietà dell'immagine. E lì devi chiedere. Però ho tanto visto, come ha giustamente già precisato, che definire quante foto, anche se di fattura privata, ci siano in giro, è impossibile. Non è possibile. Tante volte mi è capitato di ritrovare 5 uguali. Certo, è facilissimo. L'unica cosa, io... esempio stupido, mi chiedi 20 foto di alpini perché vuoi studiare lo zaino dell'alpino, io te le mando, dopodiché esce il tuo libro sugli alpini con le mie foto, beh, a quel punto io ti faccio la storia, tu mi devi dimostrare che ne avevi altre 20, perché se no, però te le devo aver date prima. Sì. A me è capitato purtroppo un cliente con un libro dello Stato Maggiore dell'Esercito, ma non per colpa dello Stato Maggiore dell'Esercito, per colpa di qualcuno che aveva approfittato di questa cosa vendendo le foto che aveva ricevuto per studio allo Stato Maggiore dell'Esercito, ma si vedeva, era visibilissimo, e poi non le aveva lui, perché le erano state mandate spedite su internet, erano state mandate online, quindi le aveva stampate, ma l'originale l'avevamo noi, e quindi il diritto di proprietà riesce a mantenerlo, se no no, è chiaro, foto hanno il problema di essere in copie, possono essere in varie copie. Ma poi adesso su Facebook quanto giro il materiale, tante volte, anche perché passa di proprietà, uno fa una foto, la mette sul profilo, passa altra proprietà, la mette sul profilo. Una cosa adesso esula dal nostro argomento, ma dato che stiamo chiacchierando va benissimo. Sì. Io non riesco a capire, ok, io ho un bel elmetto tedesco, lo pubblico su Facebook, qualcuno lo fotografa, cioè usa la mia foto. Sì. Sì, io non riesco a trovarci più di tanto motivo di rabbia, perché è comunque un oggetto bello finché vuoi, ma è un oggetto moderno, cioè non vedo che la foto non ha un motivo particolare di essere, almeno questo è il mio modo di vedere, di essere tutelata, mi spiego, o a meno che io non abbia l'elmo sperimentale modello 31, ce l'ho solo io, allora è un altro discorso, ma se no comunque nella natura del collezionista, che è molto sì. Geloso del proprio oggetto, quindi secondo me la risposta va ricercata anche un po' lì. Certamente. Poi sulle foto adesso tanti mettono, ma anch'io personalmente, perché poi mi scoccia se la dovessi vedere pubblicata, si mette semplicemente un piccolo nome in trasparente, finito il problema, si fa fatica a utilizzarla, perché poi ho visto tantissimi tra archivi privati e pubblici dire «Ah, ma quello ha messo la foto di là?» Cioè, credo che nessuno, e penso che lei mi confermerà, porta avanti cause perché ha rubato una foto sui social e l'ha messo su un altro social. No. Assolutamente no, non avrebbe alcun senso farlo.
Avrebbe alcun senso farlo perché costa, cioè non, il gioco non vale la candela. Chiaro che se io faccio un libro con le tue foto, magari, e lo vendo, magari il discorso può avere un diverso interesse economico, però no. Comunque, tornando un attimo al discorso degli archivi, per esempio, io ho qui un documento della provincia di Parma, dell'intendenza di finanza, che negli anni 70 dell'Ottocento vende 4.727 kg di carte scritte e stampati a enti benefici, perché la Croce Rossa ancora non era entrata. Quindi, oppure l'archivio di Stato di Brescia che nel 29 elenca 64 pacchi di carta da scartare. Nessuno sa cosa sono, perché loro scrivono così. Il comune di Cremosano, che non so dove sia, che nel 33 scarta decine di pacchi di materiale cartaceo. Tutta questa roba è in libera vendita, è in giro, se non è andata distrutta, non è andata venduta all'epoca. Quindi si tratta di resistere. Cioè, io questo dico, se noi siamo convinti di essere nel giusto, e purtroppo è un argomento, e io l'ho già detto un'altra volta, e uno può pensare, grazie, tu fai l'avvocato, lo dici per un bieco interesse di bottega. Bisogna resistere, perché se questa gente non impara che il privato intanto non è un distruttore, ma è un conservatore, che molto spesso conserva roba che altrimenti andrebbe distrutta, e che se ha ragione ha diritto di difendersi e di chiederti poi i danni, noi non ne vivremo mai fuori. Purtroppo noi dobbiamo affrontare uno Stato che non pensa a noi come collaboratori, noi collezionisti, pensa a noi come ostacoli, Sì. quando va E bene, pa quando va bene. parte negativamente, cioè parte non questi collezionisti stanno comunque facendo un lavoro Comunque che salvano tanta spetterebbe roba che non comunque, avresti. salvano e valorizzo. Adesso non perché mi ci metto Salvano e io valorizzano, in però è primis, vero. però io prendo il diario e lo pubblico. Anche se fosse stato un diario rubato, fosse... è vero, se rubato torna al suo posto, assolutamente, chiaramente, però se un antiquario mi vende un diario che l'ha preso dalla famiglia, io lo pubblico. Cioè, più servizio di No, questo per la infatti, valorizzazione. purtroppo non, invece lo Stato ci considera abusivi. E quindi, se può, ci ostacola. Noi dobbiamo imparare Assolutamente. a essere, cercare di essere dalla parte giusta, ovviamente, quindi evitare Sì. possibilmente quelle cose che possano commettere, figurare reato, poi te le tieni. Ma se abbiamo ragione, non ci dobbiamo fare intimidire, non ci dobbiamo fare mettere i piedi in testa, resistiamo. Lo so, se vai d'avvocato costa, è vero. Lo faccio, vedo come va a finire. Poi se va a finire bene, vengo a cercarti. Perché a quel punto tu hai fatto male il tuo mestiere, cioè tu hai comunicato a un funzionario pubblico, ha comunicato quelle dichiarazioni e affermazioni inesatte che mi hanno portato un danno, e io voglio il danno e ti vengo a cercare. Se la gente impara, com'è che noi stimiamo tanto la Norvegia, i paesi nordici? Perché i paesi nordici lo Stato, i cittadini li rispetta, perché questi si imbufaliscono. E se fa male, poi ti Infatti vengono a cercare. vedo anche qua un articolo, filatelia, migliaia di pezzi sequestrati, scatta l'esposto, ora basta, cronaca di Bologna, Esatto. no? Sì, questa è sì, perché uno dei più grossi sequestri è stato fatto a un commerciante di Lugo, persona di Lugo, che fra l'altro si è detto per inciso aveva ceduto i pezzi al mio cliente, per cui noi siamo sotto processo. Ma ora è in perfetta buona fede, siamo in chiaro, non abbiamo Sì. è roba che, ecco, certo, la gente, però se ci limitiamo ad abbaiare senza mordere, poi se ne fregano. Finirà bene il processo? Io l'ho detto al mio cliente, se il processo finisce bene, tu dovresti andare a cercare chi ti ha fatto il sequestro. Dire, bene, adesso ne parliamo. Ma No, quanto dura un processo di questo genere? guarda, per arrivare a un processo possono passare anche 3 anni da quando ti fanno il sequestro. E c'è poco da fare. Purtroppo in Italia la giustizia com'è messa lo sappiamo tutti, lo vediamo tutti i giorni, quindi non ci meravigliamo di questo. Però arriva. Allora, quando arriva io mi difendo e poi mi rifaccio. E cioè, abbiamo sempre il solito discorso, sia ben chiaro. È facile per te, fai l'avvocato, non costa niente. È vero. Però oggettivamente, come mi difendo se tu mi tamponi la macchina? Io devo difendermi anche in questo caso. Perché se Certo. no, tanto vale che ci mettiamo tutti a collezionare farfalle e la facciamo finita. Ma io credo che anche sulle farfalle ci sarebbero dei E i problemi. francobolli sicuro, quindi eviterei.
Quindi noi dobbiamo imparare, se siamo nel giusto o se riteniamo di essere nel giusto, a portare avanti le nostre Sì, difese. io le ho fatto la domanda del tempo perché immagino che un suo cliente dopo 3-4 anni che ha avuto comunque problemi, il pensiero, dei soldi e quant'altro, quando finisce anche in buona, dice Certo, basta, non voglio più sapere però è niente. vero, ha ragione, da un certo punto di vista lo capisco, però domani può toccare di nuovo a lui, può toccare a me, può toccare a te, può toccare a chiunque. La dovremmo imparare, e in teoria io ho sempre pensato, ma questo esula dal nostro discorso, che forse anche i collezionisti dovrebbero pensare un attimo a riunirsi in qualche associazione, cioè a creare qualcosa che magari sia più difficile da affrontare. Come fanno altre categorie, e sostenerci. Guarda, quando io ho fatto il processo dei manuali, i famosi manuali militari di cui ti parlavo prima, quelli sequestrati, l'accusa al mio cliente era ricettazione, perché secondo il procuratore l'ufficio storico dell'esercito, ahimè, perché questa cosa è partita da lì, non era possibile acquistare manuali militari di quel genere. Io sono andato alla fiera di Bologna, ho parlato con alcuni commercianti, devo dire, ho trovato collaborazione, mi hanno venduto manuali identici di cui avevano casse piene, fra l'altro, e mi hanno fatto una regolare ricevuta. Perché io al giudice, che non ne capisce perché non vive della roba militare, ho potuto dimostrare che questa roba si compra regolarmente in tutte le fiere, come da ricevuta di Tizio, di Caio e di Sempronio. Questi Sì. Sì, commercianti hanno capito che il problema era loro alla lunga. E se passava sì. quest'idea, alla fine, e quindi sono dimostrati disponibilissimi a darmi questa documentazione che per me era necessaria. Se noi ci Certo. difendiamo fra di noi, forse funziona meglio. Ma la sua idea di fare una sorta di associazione di categoria per tutelarsi non è un'idea Sarebbe malvagia. una bellissima cosa, non la funzionerà mai perché siamo tutte bestie solitarie, ahimè, un po' come gli avvocati. Però in realtà sarebbe una bella cosa, perché se uno viene a casa tua e ti sequestra la roba, e tu sapere di poterti rivolgere a un'entità che ti può mettere a disposizione avvocati magari convenzionati, invece di spendere 1.000, spendi 500, faccio per dire, periti che sanno di che parli, perché se adesso io vado a cercare un perito e gli chiedo di farmi un'expertise su una uniforme da ardito, ho la fortuna di trovare qualcuno che se ne intende, o altrimenti non ne vengo fuori. Quindi anche quello sarebbe opportuno. Se Non noi c'è, riuscissimo a. parlerei, mi scusi se la interrompo, visto che ha preso l'argomento periti, non c'è modo di, come nella numismatica o nella filatelia, avere un accesso a una categoria di periti. Cioè, io sono perito di materiale d'antiquariato militare, ma perché ho Certo, portato determinate carte, ho fatto determinati studi e l'ho potuto provare. in Però in realtà realtà. non devi neanche provarlo, nel senso che uno va alla cancelleria di un tribunale e dice: io sono esperto perché ho pubblicato un libro, faccio per dire, ti mettono una Sì. lista dei periti. Poi è chiaro che se il giudice non ha idea dove battere la testa, è capace anche che ti chiami. Questo è un Me qua problema. a Varese ha fatto un discorso diverso, che dovevo essere perito della Camera di Commercio da un anno per essere CTU prima, e allora in Camera di Commercio mi hanno chiesto tutta una serie di documenti. Soprattutto che dovevo aver aperta la partita IVA per lo stesso cosa e tutto quanto, fortunatamente ho tutto e Sì, no, ma quindi. d'accordo, però in realtà se tu vai a Bologna e dici io vorrei fare il perito di materiale militare, ci sono degli elenchi, ti scrivi, poi se hanno bisogno ti chiameranno, se non ti chiameranno mai. Io ti dico personalmente, adesso parlando di periti, dipende sempre, come tutte le cose, dipende chi trovi nella vita. Chiaro. Io quando è capitato di far esaminare delle uniformi, io sono andato a Carpi dove si intendono di stoffe, non hanno idea di cosa sia un uniforme, ma però distinguono molto Stoppa. bene i fili degli anni 30 da quelli degli anni 60 e la cosa finisce lì. Perché è chiaro che il perito non deve essere un perito di esperto. Audio. Ed è in grado di farmi una valutazione dell'età del metallo, a me va bene uguale, non deve mica per forza essere iscritto all'albo dei feriti militari e neanche al No, no, giudice. assolutamente. Però, ripeto, sono sempre problemi, cioè noi lo facciamo perché ci piace, è un problema comunque, perché qualche problema nella vita prima o poi
grave o meno grave lo trovi, cioè di gente, ti ripeto, come questo poveretto che si trova a dover affrontare un processo per aver venduto su eBay della roba ridicola, ridicola dal punto di vista storico, completamente ridicola. Non c'è modo di evitarlo, lì bisogna essere pronti e essere in grado di resistere, metterci un po' di attenzione per evitare di finire, di acquistare l'oggetto che è evidentemente di provenienza illecita, quello, un po' di intelligenza l'abbiamo tutti per capirlo, basta guardarle certe cose, e tolto quello, il resto è un mare magnum in cui noi dobbiamo cercare di stare. Chiaro. Stavo vedendo, a parte buonasera, argomento interessante, tutto quanto, non vedo delle Perché domande. abbiamo, è un argomento più settoriale rispetto alla militaria in genere, anche se è una parte della militaria, alla Credo fine. proprio di sì. Probabilmente a me interessa perché colleziono cartaceo e a chi Ma colleziona tutti noi. cartaceo sicuramente. Sì, io anche colleziono, sono appassionato anche di documenti. Ecco, una cosa che dovremmo sapere, dato che stiamo parlando di carte, quello che ufficialmente è di provenienza e di pertinenza statale sono i diari storici. Se ci capita il diario storico di un reparto militare, sappiatelo, sappiamolo, è un oggetto che comunque non possiamo detenere, un po' come le bandiere. Quindi, e questo può succedere perché noi abbiamo avuto l'8 settembre che ha praticamente disperso ogni genere di documentazione, al punto che esiste una norma apposta per il recupero del materiale perso, diciamo, dopo l'8 settembre. E quindi diari storici possono essere capitati anche in perfetta buona fede in mano a privati, ma sappiate che è un argomento quello da cui non, quelli sono di provenienza, di pertinenza. Aggiungerei anche gli elenchi di leva. Sì, ma sì, però, è cioè, collezionare elenchi di leva è una cosa quanto, molto più difficile. Il diario storico è molto più affascinante, però è pericoloso. Perché Certo. quello è un documento di pertinenza pubblica. Poi è chiaro. Normalmente ce n'era una copia per il ministero, una copia per l'unità. Poteva esistere una copia per il comandante che se l'è portata a casa, sì, in teoria, ma a quel punto tocca a noi dimostrarlo. Perché l'oggetto in sé è di Le pertinenza. Dica. faccio una domanda perché mi è capitato di vedere una cosa del genere che mi è venuta in mente proprio per questo che sta dicendo. Copie dattiloscritte di materiale d'archivio, mi spiego, rispetto a delle testimonianze. Sa che esistono testimonianze di prigionieri, No, quelle ufficiali sono di entrata. le copie dattiloscritte, lei intende la velina, cioè io batto a macchina un rapporto, ce ne sono quattro copie perché c'erano le veline con la carta, su carta carbone una volta. No, Quello no, no, intende oppure? non erano proprio carta carbone. Erano dell'altro Varie tipo di copie materiale, battute a ma macchina? copie semplicemente battute a macchina, senza presente nessun numero d'archivio, nessun bollo, niente. Sono libere, sono Sembrava libere. proprio rifatto o per una Sono libere. ricerca o per. Infatti è quello che mi Sono in ero. libera detenzione, quelle non hanno problemi. Non hanno, ma Beh, anche, io direi che. ripeto, le stesse copie velina della copia principale, una volta si usavano, c'erano i fogli con la carta, quelle sono in libera detenzione, la copia principale va dove deve andare, le altre possono essere di provenienza qualunque, quindi sono di quelle che si possono detenere. Sì, questo viene in mente se qualcuno in maniera manoscritta oppure a macchina ha ricopiato un diario storico, a quel Lo punto potete. lì, assolutamente. Se lo potete. Quello Niente, sì. allora io dico buonasera a tutti quelli che sono presenti. Perché vedo diverse persone che si stanno connettendo anche adesso. Buonasera, buonasera, presente in ritardo. Ecco, buonasera a tutti. Stavamo parlando di documentazione cartacea. Quindi, se c'è all'interno del pubblico qualcuno che come noi è interessato, io ho in mente persone che condividono franchigie, che condividono giornali, che condividono qualsiasi tipo di materiale storico. Se siete interessati a fare qualche domanda all'avvocato, stiamo proprio discutendo dell'argomento quando un documento diventa un bene archivistico tutelato. E un po' abbiamo inquadrato in questa chiacchierata dove abbiamo parlato un po' del più e del meno, abbiamo un po' Quindi. inquadrato le varie tipologie di documenti, vedendo dalla franchigia a, adesso abbiamo parlato anche del manuale, che mi sembra quasi inverosimile che si No, no. possa essere perseguiti per la detenzione di un manuale militare, perché
quante copie ne fanno. Allora poi sei perseguito, sei perquisito e sei indagato, come no? Succede anche questo, so che sembra incredibile, ma succede anche questo. Per cui è inutile. Non so se Purtroppo. lei vuole aggiungere qualcosa, ho capito che da alcune sentenze, come questa qui di Torino, ha dato probabilmente un brutto esempio perché non si era, cioè, non solo il materiale bisognava dire che effettivamente proveniva da un illecito, ma ha dato per scontato che, come ha detto lei, leggendo una frase che adesso non ritrovo, ha dato per scontato che, visto che erano inviate già erano Ecco, del no, questo pubblico. è stato un ragionamento sbagliato che è nato da questa sentenza. Tutto ciò che porta all'indirizzo di un comune appartiene al comune. La stessa busta vuota, nessuno discute della lettera all'interno. Il problema è nato, perché era un problema di natura filatelica, sul francobollo, sulla busta, Sì, indipendentemente dall'interno, esatto. che è una roba che non ha alcun senso. Sì, no, anche perché la busta uno la butta, busta Quindi vuota perché. è nato da questo, perché qualcuno ha pensato che siccome era indirizzata a un pubblico ufficiale, a un pubblico ufficio, dovesse per forza essere di provenienza, di pertinenza pubblica. Non è così. Esatto. Perfetto. Nel frattempo si è bloccato. Ah no, ecco a posto. Diceva? L'acquisire, evidentemente. Posso averla, legittimamente posso averla. Non c'è, come ripeto, per i beni archeologici una presunzione di Sì, proprietà. Cioè, il certo. vaso greco è dello Stato, punto. A meno che tu non provi di averlo in casa, questo è dello Stato. Poi anche lì potremmo discutere, perché ci sono sentenze che magari sono un po' più larghe, però diciamo che è molto più facile. Qualunque cosa che sia greca e che sia romana, o io provo la provenienza, non posso averla. Fine. Qui invece no, perché qui c'è un secolo, più di un secolo abbondante ormai, in cui questa roba è stata buttata, ceduta, venduta dagli stessi enti proprietari. Quindi non è possibile dichiarare che è di pertinenza pubblica. Devono provarlo. E devono Assolutamente. provarlo attraverso timbri, attraverso denunce se ci sono, attraverso il fatto che ho 22 lettere di denuncia, mi manca la 21esima e tu ce l'hai in casa, guarda caso, proprio quella che manca lì. Ecco, devi comunque Sì. provarlo, non basta averla. E Io questa. sono un po' effettivamente cresciuto dal punto di vista collezionistico con l'idea che effettivamente le cose indirizzate al sindaco, che sia il fratello che gli inviava, ciao cari saluti, dovesse essere comunque materiale o distrutto o archiviato. Non, Infatti, dico. chi le vendeva all'epoca, le vendeva agli enti benefici perché loro vendevano la carta. Cioè, Certo. l'idea era comunque di distruzione, perché la Croce Rossa nel 22 non teneva le franchigie del 18, non gliene fregava assolutamente nulla, non aveva la mentalità nostra di conservare, di ricordare. Quindi questa roba veniva fatta a pacchi a peso. I famosi 4.200, abbiamo detto, no? I quintali di carta, e veniva mandata a vendere alle società che poi le mandavano al marcio. Se ciò non è andato per tutto, perché o qualcosa è rimasto, o qualcuno se l'è venduta, perché magari c'ha dei bei francobolli, è un altro discorso, però è possibile farlo. Non c'era un divieto nel 22 o nel 23, nel 24 di tenerli. Io li vendevo alla Croce Rossa, la Croce Rossa, per quel che ne so io, li demoliva, in realtà. Poteva tenerseli, venderli come fa anche adesso. Se noi diamo dei documenti alla città di beneficenza, se possono li vendono, se no li danno al macero. Incassano intanto al chilo del. Quindi l'idea della distruzione esisteva, però siamo Io, sempre lì. diciamo, magari mal spiegato, mal compreso durante qualche lezione o legislazione di beni culturali o archivistica, non ricordo, sono nato con l'idea che effettivamente quindi la lettera inviata al sindaco o finiva nella spazzatura o finiva all'archivio di Stato, non c'era un'altra via. Quindi Allora, io magari è stato. faccio un discorso semplice. I tribunali hanno una massa impressionante di documenti, per la semplice Certo. ragione che tutti noi che facciamo una causa presentiamo un fascicolo con dentro, adesso telematico, ma fino a 5 anni fa
diciamo, fino al Covid, perché in realtà fino al Covid, cartaceo, questi fascicoli, che sono tonnellate di fascicoli, alla fine della causa, in teoria l'avvocato dovrebbe recuperarlo, ma non avviene praticamente quasi mai, perché se non hai interesse. Ogni tanti anni, 10 mediamente, o 15, il materiale viene diviso, quello che si ritiene importante va all'archivio di Stato. Quello che non si ritiene importante, cioè la disputa di confine fra i due contadini, che non gliene frega niente a nessuno, va al macero. Ma se io vendo a una cartiera 20 balle di fascicoli, non è detto che questi li macerino tutti, perché esiste un'intera, diciamo, generazione di collezionisti che si è arricchita e si è collezionisticamente parlando, andando agli smaltimenti, perché tutto passa. Se uno ha la fortuna di essere nel posto giusto e vede passare i documenti della 22ª Brigata Nera, non li manda. Se sa di che si tratta, li ferma. Quindi non arriveranno mai al macero, anche se sono nati con quell'intenzione. E quella roba poi torna fuori. Quindi dal tribunale, per esempio, di roba ne è uscita dai tribunali, non da uno in particolare. Con questo sistema ne è uscita tanta. Quella che è interessante, come i processi vanno all'archivio di Stato e lì rimangono, lì sono reperibili. Certo, sì. Vedo visto che abbiamo parlato di foto, Davide Polo, che ha fatto una serata con noi proprio sulla fotografia, fa appunto una domanda. Vediamo. Allora dice, aspetta, prima rispondiamo in merito a quanto stavano dicendo. Non è illegale prendere materiale destinato al macero? È quello che sapevo anch'io, da libri, è quello che sapevo anch'io. Proprio lo stesso Davide Polo scrive questa cosa qui. Perché dovrebbe essere illegale? Cioè, allora, attenzione, se il dipendente della cartiera si trattiene del materiale che va dal macero, è legale perché commette un furto, non per il materiale. È la stessa cosa che se fregasse l'asciugamano dentro il bagno. Cioè, se quel materiale è stato comprato dalla cartiera per essere macerato, per creare carta, e io non lo macero perché me lo tengo, è illegale, ma non per il materiale che tengo, per il fatto che sto commettendo un furto a danni del mio datore di lavoro. Su questo non ci piove. Sì. No, ma se la cartiera decide di vendere tutto in blocco a un commerciante. Sua? No. Non no. Se il direttore della cartiera, che ha il potere decide di venderli invece di mandarli al macero perché ha un interesse superiore, no, non è illegale. Non, Ok. quale reato, quale tipo di articolo No, 210? non mi ricordo su quale libro, se lo trovo, non mi Sì, ricordo, volentieri, però perché no. anch'io come Davide Polo avevo in mente che se delle cose sono destinate al macero, devono essere distrutte, non possono avere un'altra fine. No, se io lo vendo legittimamente, non lo frego, se no il reato c'è, ma Chiaro, è un chiaro. furto. No, secondo me no. Sono mie, le ho Ok. comprate, le posso fare quello che. Se mi viene venduta, è mia. Non esiste una destinazione particolare, se no te la maceri tu. Cioè, se me la vendi, a quel punto io ne ho la proprietà e posso fare dal punto di vista civilistico quello che voglio. Il reato è se il dipendente mio me la trafuga No, perché no, lavoro quello è sulla chiaro perché è del cartiera. furto, come se fosse un Quello è un furto asciugamano, normale, qualsiasi tipo di esatto, quello è un materiale, un furto pezzo di un macchinario, qualsiasi cosa. normale. L'altra cosa che chiede è sulle fotografie. Dice un caso un po' complesso. Il padre di un mio cliente ha duplicato negli anni 50 una serie di foto da negativi. Siamo in presenza di una serie di copie degli anni della guerra e una serie degli anni 50. In seguito i negativi sono andati distrutti. Però diciamo che quando il signore muore e il signore che ha fatto i negativi, I che ha duplicato queste foto, muore e uno degli eredi pubblica le copie. Il cliente di Davide che ci scrive pubblica le prime copie e no, il cliente si arrabbia perché sostiene che non aveva il diritto di pubblicare le foto che il padre aveva duplicato. Quindi chi ha Come ragione, re, dice. lui è figlio del padre? Ho capito No, bene? lui è il figlio Cioè, chi pubblica? Allora, del. No, chi ha pubblicato è stato il figlio della persona che ha copiato le foto negli anni 50. Si è arrabbiato il legittimo proprietario degli originali. le ha copiate in che modo? Siamo sempre lì. Cioè, se io ho gli Come dire. originali,
Non esiste i negativi, io ne ho una copia, tu ne hai un'altra copia, tu non mi puoi dire niente. Ah, ok, quindi parte dal presupposto che non Purtroppo, saprebbe almeno. provare che quel No, perché negativo. io ne ho una copia uguale, tu mi dici l'hai fatta negli anni 50, io ne ho una copia uguale, è legittimamente fatta perché qualcuno mi ha dato i negativi, qui devo presumere che io l'abbia fatta, chi le ha fatte negli anni 50, le abbia fatte legittimamente, perché sennò al Ok, Davide, momento che io se ne ho. accoppiate dei negativi e sono uguali, come fanno a dire che uno è rispetto? No, più che altro Questo ho capito. non riesci a cioè se io le ho legittimamente copiate, quindi la copia che ho in mano è mia, non ne ho un'esclusiva né io né tu che hai l'originale degli anni, perché sono due copie legittimamente in circolazione. Certo, cioè l'esclusiva la si avrebbe sui negativi, allora, o Negativi. Se io ho i concedendo i negativi, negativi. se io ho i negativi, tipo, ho un diritto sull'immagine, sulla fonte dell'immagine. Potrei quindi dire tu hai abusivamente oppure hai messo fuori contro il mio parere delle cose che avevi per ragioni di studio o che hai in qualche maniera duplicato abusivamente. Ma se non ci sono più i negativi, chi lo dice? Chiaro, Come fai? sì, non si riesce più a dirlo, come nelle fotografie di adesso, se tutti hanno il formato JPEG, non dici niente, devi avere il formato RAW, teoricamente. Quello che ha scattato, che sarebbe il negativo digitale di oggi. Se tu hai il formato RAW, puoi provare che quell'immagine è tua, altrimenti, No, no, se tutti hanno JPEG, più o meno è lo stesso ce discorso, l'abbiamo immagino. tutti. Esatto, è lo stesso discorso. Tu puoi dimostrare la proprietà non del lavoro intellettuale, cioè non il lavoro del fotografo, perché quello No. sono passati 100 anni dalla guerra mondiale, per cui no, ma la proprietà dell'immagine se ne hai una proprietà esclusiva in qualche modo. Perché se ne abbiamo in Assolutamente. due, siamo proprietari alla pari. A meno che io non riesca a dimostrare che tu hai abusato della mia fiducia. Io te le ho date appunto per studiare lo zaino degli alpini e tu le hai pubblicate. Allora, ma devo provarlo questo dal punto di vista legale, non è così semplice. Quindi no, di fatto no. Non credo possa dire nulla più chiaro di averso. Mi sto segnando tra l'altro un altro argomento ancora che è uscito questa sera, sarebbe interessante. Chiaramente non voglio prendermi la briga di tutto il lavoro, tutto quanto, però sarebbe interessante l'associazione di categoria. Quindi se qualcuno avesse voglia di farsi avanti, Mi piacerebbe ma molto. in questo gruppo in particolare, non per vantarmi del gruppo, però abbiamo riunito diverse persone, diversi esperti, cioè c'è un po' di tutto. Quindi credo che si possa partire un po', cioè c'è una base. Quindi magari se, adesso non so perché ci vuole molta forza di volontà. Sì, la molta forza di volontà ci vuole molto tempo. Che alla fine tutti noi lavoriamo e quindi diventa abbastanza improbabile. Cioè, e poi sai, l'associazione sarebbe molto bella, ma è difficile da gestire. Più che altro avere come riferimento un gruppo è già importante. Cioè, se io ho un problema, vengo a cercarvi dicendo io ho questo problema, mi puoi consigliare cosa fare o a chi rivolgermi? E quello magari potrebbe funzionare. Perché l'associazione necessita che uno ci si dia l'anima, normalmente funzionano se c'è qualcuno che ci dà l'anima nelle associazioni e funzionano In finché quella questo, persona ci dà l'anima, sì. Se purtroppo. c'è qualcuno senza figli, senza grande lavoro, ma riesce comunque a mantenersi e fare qualsiasi altra cosa, vuole buttarci via del tempo, si può fare avanti per fare il Magari presidente di perché questa associazione. noi non abbiamo nessuna, cioè siamo tutti cani sciolti, andiamoci chiaro. Come collezionisti fai fatica, cioè ognuno di noi ha il suo gruppo di amici, ha il suo gruppo di conoscenti, tutto bene, però poi quando capita la sfiga è capitata a te, non a me, bene, sono salvo e non ci pensiamo più, invece bisognerebbe aiutarci tutti perché è il momento in cui ti trovi. Esatto, ma perché anch'io ne ho sentite negli anni effettivamente di storie assurde, di tondini da periziare, perché c'erano lì dei tondini metallici e invece le hanno prese per monete romane, cose assurde che Ma super effettivamente divertente. portano poi lo sfortunato collezionista a rimanere un po', perché poi nessuno, poi, bene o male, a parte l'avvocato, non credo che molti lo aiutino o si cerca di far Guarda, gruppo insieme, anche per perché dici. esempio, Se no mi tiro dentro anch'io sta sfiga, ti ecco, faccio un diciamo tra esempio. virgolette. Non mi ricordo se 4-5 anni fa, nella scorsa legislatura c'è stato il famoso discorso noto a tutti coloro che si occupano di ventennio della famosa legge Fiano, ovvero di quella legge che vietava, in realtà non è vero, ma nessuno poi l'aveva letta, questa legge vietava la vendita delle famose predappiate, però
è stata interpretata da noi collezionisti, da molti collezionisti, come un divieto assoluto e generale di No. vendere qualunque cosa che riguardava il ventennio, comprese quelle d'epoca, che non era No, erano le definito. predappiate. Erano le predappiate. Però ha creato il panico assoluto, No. che bastava che uno dicesse: guardate che non è così. A parte che non è arrivato Sì. in fondo bene, comunque un problema in meno, perché poi la legge di è una cosa e chi l'applica è un'altra, ce lo siamo già detti. Però almeno Sì. evitare. Ma quello che ha creato fra i collezionisti è stata la paura terrificante di una cosa che non esisteva, perché la legge, se mai fosse riuscita a passare, mai avrebbe potuto vietare la vendita di materiale d'epoca. E non lo fa, Assolutamente. non lo faceva, Io non lo l'ho vista applicava. usare questa cavolata, l'ho vista usare come argomento di vendita o più che altro d'acquisto per Certo. svalutare il prezzo, del tipo tanto adesso non potrei più vendere, dai, fammi la metà perché tanto sennò le butti. Non è vero niente. No, Però no, se il assolutamente non è collezionista vero. non lo sa, perché magari fa il medico e non fa l'avvocato, e quindi non è detto che debba sapere queste cose, è un argomento che un'associazione, un gruppo di amici poteva in qualche all'epoca, adesso questa cosa non esiste, poteva utilizzare per fare certi, per spiegare, Ma guardate, non è così. in un secondo, come adesso quando uno dice, ah, la gavetta è un bene mobile, quindi se io la trovo per terra la compro, è un bene mobile, quindi è tutelato, ed è la grande guerra. Ho mancato della grande guerra. Tante volte si vedono confondere anche un po' Non è vero, è queste chiaro. cose in base a leggi più o meno nuove. La gente si inventa oppure gli dicono delle cose che non sono vere. Purtroppo, ripeto, Esatto. qui ci vorrebbe Ma da parte di noi collezionisti forse più disponibilità anche perché poi noi ci lamentiamo tutti che non abbiamo giovani. È vero, non abbiamo giovani che collezionano, ma fido io, cioè, chi si mette? C'è il problema dei falsi, il problema della roba che non sai se la puoi comprare, il problema dei prezzi, sono tanti problemi. Se noi fossimo anche un po' più disponibili nei allora, confronti dei ragazzi, forse. un'altra serata che io vorrei fare prima o poi è quella sui falsi o sul commercio generico. Perché? Perché proprio questo è l'argomento che diceva, cioè passa la voglia, un quindicenne, sedicenne, diciottenne che entra nel mondo, porca miseria, passa la voglia in un nanosecondo oggi. Cioè, io non ho cominciato tanto tempo fa, ho cominciato 10-12 anni fa, ma e abitavo in Belgio, tra l'altro, le cose tedesche. Non le guardavo neanche perché tanto non era possibile comprarle, perché potevi studiare tutto quello che volevi, ma non potevi essere Assolutamente assolutamente sicuro. Dico. non sei sicuro di niente, però l'importante sarebbe che intanto loro studiassero, quello sarebbe decisivo. I soldi No, dei libri chiaro. sono soldi meglio spesi. Poi sì, anche quella è una serata che andrebbe affrontata. Cosa faccio se mi danno un bidone? Ecco, volentieri. Questa è molto interessante, anche perché avere del materiale da tirare fuori che tengo in un cassetto, anche Come solo cosa scansionato, che faccio mi hanno fatto vedere altri. se mi danno un bidone, come posso tutelarmi se ho acquistato l'oggetto che magari costa dei soldi e poi scopro che è una fregatura? Che siamo successi, ci è capitato a tutti, eh? Cioè, non è che. Questa, guardi, me la segno, sarà la prima serata, perché adesso facciamo ancora un paio di serate massimo, dopodiché andiamo a settembre. Sarà la Quando prima vuoi, serata di guarda. settembre e si intitolerà Come tutelarmi se ricevo un bidone. È un bidone, perché oggettivamente. Questo è uno degli argomenti che allontana i ragazzi. Oggi Sì, perché devo dire lo la stupido. verità, a Cioè, i ragazzi, me ai passa la. tempi nostri noi giocavamo a soldatini, adesso, almeno io, tu sei molto più giovane, ma io, che ho qualche anno più di te, ai tempi nostri giocavo a soldatini. Si guardava, a scuola ti insegnavano qualcosa. Adesso non c'è cultura, non gliene frega niente di niente. Nessuno, la gente non distingue gli italiani dai turchi, quindi è abbastanza. Questo è già un problema. Il secondo problema è appunto questo: se io colleziono e la prendo nei denti, ci ho messo i miei primi 100 euro, poi non ce li metto più. Esatto, ma io ogni tanto vedo passare su Facebook, vedo quant'altro elmetti palesemente riverniciati, ma che si vede lontano un chilometro, che sbarluccicano ancora un po', sono fosforescenti. È chiaro che per la persona che comincia, il neofita, cosa fa? Prende quello perché magari lo vede che costa meno ed è molto bello, ma è chiaro che all'inizio non si può. Chi all'inizio non ha preso una cantonata, piccola o grande che sia, Che e ti poi la credo che prendono andando avanti sempre. ce le prendiamo sempre più grandi, Bravo, eh. le prendi sempre peggio perché impari, ma diventano sempre più difficili. Però quello è un discorso che si potrebbe Infatti, fare.
un consiglio che do è quello di cercare di prendere la fonte se si riesce. Chiaramente la fonte non è l'archivio, ma è la casa della signora che magari decide di vendere e quindi a quel Guarda, punto lì si trova il materiale. oggettivamente la militaria ha un certo numero di commercianti che sono oggettivamente persone serie, che ti rilasciano regolarmente quantomeno una ricevuta o che comunque sono disponibili a metterci la faccia se per qualche ragione tu gliela riporti, perché in teoria la legge dice che io ho diritto di ripensamento, indipendentemente dal fatto che mi piaccia o meno, io ho un certo termine per restituirtela e tu mi devi dare i soldi. Questo No, dice la ma legge. non vedo l'ora della serata perché già Quello vedo sì. i commercianti che dicono: no, no, ma io non lo, la, il, su eBay la restituzione non la faccio. Non si rendono conto che devono farla tante Chiaro che per volte. una medaglia da 50 euro nessuno affronta il casino, anche se meriterebbe di No. affrontarlo. Però se io compro un uniforme che costa 2500, magari il problema me lo pongo, ecco, Sì. evidentemente. Comunque, quando volete, nessun problema, anche su questo volentieri. No, no. Interessante, allora c'è Stefano che ci chiede: mi sono perso la prima parte, potete ridire un sunto veloce alla legislazione delle franchigie? Allora ti condivido proprio Sono libera. velocemente, ecco esattamente, ti condivido velocemente questa che avevo fatto vedere prima, spero che si veda. Ok. Sì, si vede bene. Le franchigie sono libere anche se indirizzate al sindaco. Il problema è se vengono da un archivio. Cioè, se hanno un timbro del comune e vengono da un archivio, non possono essere in giro. E quella è la differenza. Ma se no, Adesso non ho una foto pronta, che magari fatta in qualche archivio, però effettivamente quando si tratta di materiale d'archivio sono normalmente pinzate, timbrate insieme magari a che qualcosa, comunque quindi hanno archivio del comune di. Ecco, si riconoscono. non è la stessa cosa il timbro pervenuto. Il timbro pervenuto vuol dire che è arrivato al comune. Vuol dire solo questo. Perché al mio cliente, fa le cose che hanno sequestrato, c'è cioè, pervenuto. Ma pervenuto vuol dire che è arrivato, grazie. Se no. Ma il timbro d'archivio è un'altra cosa, cioè o è un ordine numerico o è un ordine alfanumerico. Parlavamo prima dei carabinieri che hanno un modo particolare per archiviare i documenti, chi ha fatto il carabiniere lo sa, ecco, quelli Ora, sono documenti che hanno comunque una provenienza archivistica, quindi bisogna stare più attenti. Ma il fatto che c'è scritto pervenuto il, vabbè, grazie, tutto quello che spedisco prima o poi sì. deve pervenire. Quando sì, quando solitamente sono sopra tutti i Comunque le codici. franchigie di per sé sono in libera vendita, anche perché il 95, anzi il 98% sono privati a privato. Io scrivo alla mamma, scrivo a mio fratello mi scrive. Cioè, non hanno presenza pubblica, ecco. A un signore mi disse che per evitare di prendere dei falsi bisognava toccare con mano tanti oggetti e venderne tanti, Ha ma come ragione. so se all'inizio che tocco è Ha vero o un ragione. falso? Perché sono all'inizio. Questa è l'esperienza. Mio nonno faceva l'antiquario e aveva sempre detto, mio nonno vendeva quadri antichi e aveva sempre detto, mia madre anche, il quadro va toccato. Io non capivo quando ero ragazzo cosa vuol dire il quadro va toccato. Lo tocco e non cambia niente. Non è vero niente. Io colleziono uniformi da 30 anni. L'uniforme, quando ne hai toccate centinaia, ti parla. Ma questo vale per l'elmetto, per la medaglia, per qualunque, per le foto che adesso tendono a rifare anche quelle, attaccando per le cartoline che gli attaccano il retro al davanti. Cioè, una volta che tu ne hai, certo, la prima non lo vedi, la seconda non lo vedi, la terza non lo vedi, ma poi a un certo punto, se prendi in mano qualcosa, vedrai che ti parla. Beh, ci vuole esperienza, girare per i Sì. mercatini, andare in casa dei Sì. collezionisti se ti permettono e vedere la roba e toccarla se è possibile, ha una sua importanza. Fidatevi. Racconto questa tanto per ridere, siamo entrati un po' in chiacchiera e anche in argomento inizio. Io, quando finivo le scuole serali, lavoravo con un mio compagno che era molto più grande di me, era sulla cinquantina e faceva l'antiquario. Io ero alle superiori, finivamo le serali insieme. Chiaramente facendo l'antiquario lui veniva in contatto, anche se come tantissimi antiquari di 10-15 anni fa la schifavano la roba militare, quindi la prendevano, la metteva lì, la davano dentro coi mobili. E cosa succede? Succede che questo mio amico ritira insieme un mobile tre elmetti. Dopo che ho insistito fino alla morte per avere questi elmetti, che mi diceva lascia perdere queste cose militari, non portano a niente, lascia perdere, mi ha detto te ne regalo uno. Allora, da neofita, proprio, è stato il primo, forse uno dei primi oggetti che ho avuto. Allora, c'era lì un Adrian, prima guerra,
con fregio pitturato carabinieri. Un elmetto austriaco, sempre prima guerra, condizioni decenti, e un elmetto inglese, prima guerra, solo col soggolo, lì così, tutto tranquillo, cioè niente, niente di che. Indovinate quale ho preso per colpa dei film, inizio, non conoscere il valore. No, l'austriaco. Ho preso quello inglese. E vabbè, capita. E non l'ho mai ceduto, ce l'ho giù di là, pensavo di averlo qua, che l'ho fatto vedere, non mi ricordo quale serata, capita, e me lo tengo per ricordarmelo, perché mi sto mangiando le mani per quell'Adrian fregiato carabinieri prima siamo guerra. Ci siamo cascati tutti. Io ti dico che ho il telefono al 3%, se dovessi scomparire vi saluto in anticipo, poi se succede, buonanotte, ce lo siamo detti. No, ma non vedo domande, serata, infatti. Volentieri, sono a disposizione, ci sentiamo per settembre, io vi saluto tutti allora. Perfetto, allora vi auguro buona serata e Anch'io. Ci teniamo in contatto per tutte le volentieri novità. Quando vuoi, ti ringrazio. Perfetto, grazie a voi, grazie a tutti per averci seguiti e alla prossima.